non so, mi sono anche accorto, pensavo che volesse fare una scenetta, invece no. Allora, vediamo qua cosa c'è. Vetro. Beh, è tenuta perfettamente quella. E di tu lo do io. Ti fa sentire. Ha fatto bene, almeno la prima volta che mi capita che non stai suonando, però almeno il ritmo. Cioè l'intensità. Mi chiedevo dove fossi. Che te frega? Dovevo riflettere. Mi piace qui. Ci vengo spesso. È come essere soli col mondo. Abbiamo liberato centinaia dei nostri e continuano ad arrivarne. Chi sogna la libertà arriva a Gerico. Le cose stanno cambiando. Sembri preoccupato. Ieri ero nel panico. Dovevamo riuscirci. Non posso commettere errori del genere. I media parlano di quello che è successo stanotte. Gli umani hanno paura. Temono una guerra civile. Molti dei nostri sono stati uccisi per rappresaglia. Gli umani ci odiano. Non ci daranno mai la libertà. Se non ci ascoltano, lotteremo. Qua vado avanti con questa interpretazione. Com'era la tua vita prima di Gerico? Mi occupavo di un anziano. Era come un padre per me. Mi ha mostrato che la convivenza con gli umani è possibile. E tu, invece? Non mi hai detto molto di te. Cosa facevi prima? Non ne voglio parlare. North, stiamo lottando insieme. Dobbiamo conoscerci per fidarci l'uno dell'altra. Sei già amica. Abbiamo tutti qualcosa da dimenticare. Ma dobbiamo sapere chi eravamo per definire chi siamo. Nessuno ce la dà. Non ero niente. Solo una bambola programmata per soddisfare gli umani. Vedi, vedi. Un giocattolo per il loro piacere. Un giorno ero stata noleggiata da un uomo. E all'improvviso ho capito che non ne potevo più. L'ho strangolato e sono scappata. Adesso sai tutto. 12 anni, ricordiamocelo.
questo i tuoi ricordi? Amante, 448. Morto nel suo studio. Ho visto i tuoi ricordi anch'io. L'Eden Club. La morte di quell'uomo. Uh-huh. Era come se fossi lì con te. Uh-huh. Ecco chi era. Non c'è neanche fatto caso. Nord. Non c'è qualche problema con l'occhio, mi sembra. Eccolo che è tornato. Caratterizzati esattamente come se fossero umani. Proprio umani, umani, umani. Questo è un suicidio. Ci ammazzeranno, ti prego, sei ancora in tempo per cambiare idea. Tu non capisci. Possiamo fargli vedere chi siamo. È un momento storico. Ci faremo ammazzare. Sono disposto a rischiare per salvare la nostra gente. Gente. Ti prego, non farlo. Lo capiranno. Glielo faremo capire. Questo è l'unico modo. Muoverti altri androidi. Ci sono. Dietro? Niente. No androidi pronti a lottare. Più siamo, più forte è il messaggio. Ok, ce n'è uno qua. Libertà. Ce n'è uno là. Seguiteci. Ma in questa città c'è solo Bellini Paints, cioè. Libertà. Quei capelli sono orribili. Poi c'è qualcos'altro? No, siamo tutti umani. Blocca la strada. Niente più catene. Ehi! Dove credi di andare? Torna subito qui! Lascialo stare. Ha scelto la libertà. E questa è la coppia dell'altro? Dovrei bloccare la strada. Questa libertà. Non serve più obbedire. Libertà. Oh. Poi. Il tombino. Thank you.
bene, ma non c'è qualcun altro, qualcos'altro adesso ora? Sembra di no. Oh, apriamo il tombino. Qua la luce ambientale è notevole, anche qua. Stanno combinando esattamente. Overti altri androidi. A distanza adesso. Basta catene. No, no, allora la musica di chiesa, no, per favore. Cos'è? Martin Luther King, la marcia. Ok, la polizia ci ha trovato. Comics, fumetti. È istantaneo adesso. Il nostro simbolo. Vai. Ma quante zanzare stanno. Arriva i carri armati. La grafica qua è notevole. Ehi, disperdetevi! Disperdetevi immediatamente! È un ordine! Sto dicendo tutto per la grafica. Porca di quella puttana. Ciao ciao, vattene. No, c'è, non ce l'ho alzando io. Pattuglia 457. Ho parecchi androidi davanti a me. Non so, centinaia? Migliaia? Ehi. Stanno marciando. Non più bisogno. Sì, marciano lungo la strada. Che cazzo ne so? Porca schiavitù! Porca schiavitù! Porca schiavitù! Porca schiavitù! Libertà, contate! Faccio fatica a dire siamo persone. Siamo vivi, siamo persone, non. No. Non so cosa comporterà, ma penso che niente di particolare.
essere in migliaia. È una manifestazione pacifica. Vogliamo dire agli umani che siamo esseri viventi. Io non l'ho Vogliamo detto. Soltanto essere liberi. Questo è un raduno illegale. Disperdetevi subito o apriremo il fuoco. Non vogliamo nessuno scontro. Non è un attacco. Non intendiamo farvi del male. Ma non ci schioderemo da qui finché non avremo ottenuto la libertà. Sì, è tra l'anno. Ripeto, questo è un raduno illegale. Se non vi disperdete subito, apriremo il fuoco. Marcus ci ucciderà. Dobbiamo attaccare. Siamo in tanti, possiamo farcela. Se li attacchiamo, sarà la guerra. Non possiamo apparire violenti. Dobbiamo solo resistere. Dai, Gandhi. Morire qui non serve a niente. Marcus, dobbiamo agire ora, prima che sia tardi. È l'ultimo avvertimento. Disperdetevi o verrete uccisi tutti. Dobbiamo dimostrare che non cederemo. Restiamo fermi qui. Disperdetevi! Questo è l'ultimo avvertimento! Dobbiamo dimostrare che resteremo qui a qualunque costo. Ti prego, Marcus, non possiamo farci. Non sparano a lui. Resti immobile. Non faremo niente. Così convinciamo l'opinione pubblica. Dai. Dobbiamo fare l'eroe fino in fondo, no? John? Casa non muore. Arrivano. Vabbè, l'hanno risolta un po'. Punteggio totale 14.800. 15.600. Ok, statistiche globali. Lì c'è una cosa che non abbiamo fatto. C'è qualcos'altro lì sotto. Simon sopravvissuto. Ecco, questo non si sarebbe probabilmente sbloccata se non se fossimo andati sul tetto, evidentemente. Quindi sul 34%. Ma sì, abbiamo già detto appunto che io non sto facendo evidentemente quello che fa la maggior parte della gente. Qua invece tutti, ma mi sembra... Però uno su due non ha fatto gli androidi parcheggiati. C'è il camo col proprietario, 60% non è, non l'ha fatto. 36% converti l'operaio. Alzi le mani. Ok. Leggermente minoranza quelli che hanno alzato le mani. Resti immobile l'hanno fatto praticamente più della maggioranza, più della metà. I sacrifici, quelli che hanno fatto quella strada lì, diversi l'hanno fatto. C'è stato qualcuno che ha caricato invece. La polizia continua a sparare. John si sacrifica, ok. Un scarso 40%, praticamente hanno fatto quella strada lì. C'erano altre tre
4 possibili strade, forse. Ok. Parla con Amanda, adesso sappiamo che è un androide. Ma siamo sicuri che prima o poi questa cosa qua non fa qualcosa? Proviamo a tornare qua. Però stavolta non... Cioè? Si è ghiacciato tutto. Da quanto è successo oggi, il paese rischia una guerra civile. Le macchine si stanno ribellando ai loro padroni. E gli umani non possono far altro che distruggerle. Da Kamsky non ho scoperto niente. Pensavo che RA9 fosse la chiave di tutto, ma... mi sbagliavo. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Lei era la sua insegnante. Quando Kamsky mi progettò, volevo un'interfaccia che fosse familiare. Per questo scelse la sua ex mentore. A cosa vuoi arrivare? Cosa c'entra la CyberLife in questo? Che cosa vogliono? La CyberLife vuole risolvere la situazione e vendere androidi. Non mi ha detto tutto ciò che sa sui devianti, vero? Da te mi aspetto delle risposte, Connor. Non mi aspetto delle domande. Ma non siamo investigatori, qualcosa di insolito recentemente? Dei dubbi o dei conflitti? Magari provi qualcosa per quei devianti. No. O per il tenente Anderson. No. Non so di cosa stia parlando. Non provo niente. Lo sa. Suggerisce che io sia stato compromesso. No. No, certo che no. Beh, è finita sei così. Sei fuori dal caso. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci serve più tempo, so Hank, che... non capisci? Questa non è una delle tante indagini. È una cazzo di guerra civile. Non ci compete più. Parliamo di sicurezza nazionale. Che si fottano, non possiamo mollare adesso. Siamo così vicini. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. Dio, Hank, deciditi. Pensavo t'avrebbe fatto contento. Stiamo per risolvere il caso. So che possiamo. Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta. Mi dispiace, ma è così. Torni alla omicidi. E l'androide torna alla CyberLife. Mi spiace, Hank. È finita. Hank, che fai? Avrei dovuto farlo tanto tempo fa. Senti, prenditi qualche giorno e pensaci su. Ci ho riflettuto. Sono stanco delle stronzate. Niente ormai mi trattiene qui, né questo caso, né il mio collega. Ops. Non ne voglio più sapere. Lui impassibile. Abbiamo fatto un percorso che ci ha portato... per rallentare Perkins. Abbiamo 2 minuti.
Ok, diversivo. Ci va a incazzare il tizio. Chiave sulla scrivania. Ok, ci penso io. Porca puttana. Come è uscito dalla sua cella? Che cazzo lo so? Avanti tu, datti una mossa. Vai nell'archivio, che è quello là. E archivio. C'è scritto sopra. Stronzo, dove vai? Qui non ci servono dei coglioni di plastica, o non te l'hanno detto? Ho l'ordine di tornare alla Cyberlife. Registrerò le prove in mio possesso e poi me ne andrò immediatamente. Bene. Sta attento quando esci. Gli androidi tendono a prendere fuoco ultimamente. Simpa. Guarda, una specie di coccinella che stanno andando per i fatti suoi. Coccinella un po' grande e arancia invece che rossa, quindi chissà che... Qua cos'è? Sceglierebbe un tenente di polizia eccentrico e scorbutico. Fottuta password? Ovvio. Dov'è Jericho? La risposta è qui. Non c'è tempo. Rupert, l'androide con gli uccelli. Ok. Cioè dobbiamo prendere i componenti da un altro e metterli in quello là. Questo è un messaggio di speranza, ma è anche un avvertimento. Lotteremo per i nostri diritti perché la nostra causa è giusta. Non ci sarà alcuna pace finché non saremo liberi. Ora sapete che cosa vogliamo. Siamo vivi. E vogliamo essere liberi. Marcus, dove ti nascondi? Il diario di Rupert. Ma è inutile. È cifrato. Serve chiave di decodifica. Ma no, questo non c'è nient'altro. Le due Tracy dell'Eden Club si dirigevano a Jeff, sapevano come arrivarci. Prova essere. Riattivazione impossibile. Ah, non mi ricordo più qual era il codice di là. Era questo?
No, è nel 91, mi ricordavo, c'era un 9, ma non, era, non è giusto. Il deviante che ha preso la bambina in ostaggio. '41 questo. Inserisce appunto. L'androide che ha ucciso il suo padrone. Questo è il 41. Ma non possiamo prenderci. Uno dei devianti che ha violato l'emittente TV con Marcus. Doveva sapere dove si nascondono i devianti. Inserisci. Rimetti. Aspetta. Ok, ne posso portare solo una alla volta, questo è il punto. Mi hai mentito, Connor. Mi fidavo e tu mi hai mentito. Mi spiace per quel che è successo. Ma posso farti riparare e restituirti la libertà. Ma prima devi dirmi dov'è Jericho. Sprechi tempo. Non so niente di Jericho. Ma spero che un giorno pagherai per quello che mi hai fatto. Allora. Questo serve il 67. C'è niente neanche questa. Ma ci hai ucciso. Scollegami. Meglio morire che vivere senza di lei. Prova a ingannarla, dobbiamo far credere. Collo fragile. Ci tocca la testa. Il mio
fossi morta. Ce ne andremo da qui. Saremo libere. È una promessa. Dimmi dove si trova Gerico. Che stronzo. Connor è il personaggio più interessante di tutti alla fine, per quanto mi riguarda. Quello che per ora mi piace di meno, nonostante fa la parte dell'eroe, è Marcus. Cioè preferisco volendo il fare da mammina di Cara che Marcus, mi sembra un po' più... Ok. Dunque, qui ci sono... Ci sono in apparenza in questo gioco diverse diramazioni. Il problema è che bisogna capire se sono significative, bisogna capire dove sentirle e rigiocarle subito per vedere che non ti dimentichi qualcosa, che quindi se lo vuoi rivedere non cani, perché magari rischi di fare comunque un percorso uguale. Qui mancava qualcosa, guardi la pietra magica abbiamo fatto, quindi mancava ancora qualcosa, però solo che bisogna girarci intorno probabilmente. Posizione di Gerico sconosciuta, vabbè, c'era modo di saperla. Solo il 2% lo sapeva già, a quanto pare. Prove sufficienti, 96. Hank dalle dimensioni se ne va. 8%. Siamo nell'8%. Arriva Perkins. Hank va via, vabbè, sempre l'8%, chiaramente. Liberi prigioniero, quindi c'erano altre possibilità, perché una su tre praticamente ha fatto qualcos'altro, cioè due su tre hanno fatto qualcos'altro. Crea un diversivo, bla bla bla, rispondi con... ok, solo il 28% hanno risposto con calma, ma io stavo appunto ancora facendo il ruolo del furbetto, e mi viene convinto. Scendiamo giù e... Vabbè, come facevi non avere tutte quelle cose lì? Ah no, a quanto pare ce ne sono due che mancavano. Boh. Ah sì, probabilmente oggetti che... Perché gli androidi c'erano tutti, però probabilmente mancavano degli oggetti sul... Riattivi Daniel, ripara con Daniel, non serve a niente. Corpo della Tressi dei capelli blu solo il 37% e la riattivata solo il 28%. Ok, rimuovi la testa al 21, inganni Tressi il 21, quindi anche qui una su 5, siamo nel caso degli unici su 5, e questo appunto mi fa in realtà piacere. Esce il seminterrato e Connor evita Perkins. C'è una deviazione qua che magari dipendeva forse dal fatto che ci fosse ancora Hank o meno, non lo so, non saprei dirlo. Ok.